Buongiorno a tutti, eccoci al nuovo appuntamento di video dedicato al castello nel tempo del coronavirus. Oggi a quest'ora ci sarebbero le visite, mentre il castello è chiuso, quindi vi raccontiamo una piccola pillola di cosa avreste visto nella visita. Intanto qua siamo nel punto di accesso e di ingresso del castello. In realtà vedete questo portone, ma prima ne abbiamo già superato uno, quindi c'è un primo portone e subito un secondo dove potete vedere che c'è ancora il ponte levatoio. Allora, nel 1200, epoca in cui noi sappiamo che il castello già esisteva, in realtà Morzansk era un grande dungione, quindi era un grande mastro, un grande torrione con un fossato che girava tutto attorno. Il muro originario di questo mastro è proprio questo qui, che sta alle mie spalle. Nel 500 in realtà il castello verrà ampliato e dove un tempo c'era il fossato verrà aggiunto uno scalone. Questa parte verrà coperta, verrà lasciato solo un ponte levatoio più piccolo e anche questo ingresso sarà un ingresso chiuso. Se voi vorrete vedere il castello potrete anche notare che ci sono ancora proprio corpi di frecce, di balestra del portone che è stato un portone, potremmo dire, molto vissuto. Ma fin dall'inizio, quando voi entrerete, la prima opera che vi si presenterà è un'opera della collezione No Name. Questo è Fernando Leal Odirac, che presenta la collezione No Name con altri tre quadri, tre opere, quindi è un artista molto ben rappresentato. Questa è una sua opera del 2001, intitolata L'ordine delle cose. Allora, Fernando, che è un artista notevole per molti aspetti, qui utilizza una tecnica speciale che è la tecnica dell'encausto. Non so se lo sapete, ma è una tecnica molto antica che si faceva con degli oli, delle cere. Quindi parte di questa superficie, in particolare questa parte qua più materica, è stata proprio trattata con la cera e con questa metodica, che dà sia una patina, come dire, molto antica, ma al contempo è una materia sempre viva, perché se voi ci pensate, questa patina di cera e olio mantiene, come dire, immutato il colore nel tempo, ma al contempo, essendo sensibile al calore, muta, può mutare nel corso del tempo. L'ordine delle cose fa subito pensare al nero, no? All'origine della vita, no? È quest'idea che dal caos è passato al cosmos, no? Quest'idea della notte, in cui ha preso tutto origine. E c'è proprio questa, come dire, io la vedo molto come questa idea di inizio di vita. Fernando, tra l'altro, qui in castello è presente con più di un encausto, ma lui è tra l'altro, tra le sue caratteristiche, che è anche un notevole ritrattista e molte delle sue opere si possono vedere nel suo studio milanese. Bene, allora con questo per oggi ci fermiamo qui e spero di rivedervi presto per una nuova puntata dedicata al nostro castello. Buona giornata a tutti.